Questo programma vi è offerto da Saka Service. Sapere qual è la pizzeria numero uno di Bologna? Pizzeria da Totò. Pizzeria da Totò. Grande locale completamente rinnovato. Completamente rinnovato. Scarica l'app dagli store digitali. Da oggi è ancora più facile e pratico effettuare la tua prenotazione. Pizzeria da Totò. Qualità, professionalità e particolare attenzione ai propri ospiti. Anche nel prezzo. Passa parola. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla 23esima puntata di Caffè con Vista. Eccoci qua, tornati, pronti nelle vostre case per allietare quest'ora di divertimento, di allegria, di simpatia, insomma, chi più ne ha più ne metta, diciamo. E domenica scorsa, come avrete notato, non siamo andati in onda perché io purtroppo ho avuto l'influenza 39 di febbre, purtroppo è così, e sono stata a letto quasi una settimana. Insomma, è stata veramente pesante questa influenza, però è passata. Mi è rimasta un po' di tosse, non ci fate caso se oggi tossirò qualche volta, perché veramente ogni volta che insomma parlo mi viene. Io spero che non mi venga nulla, cercherò di trattenermi. Speriamo bene, speriamo che non succeda come quella volta che vi ricordate che non smettevo più di tossire. Beh, insomma, dai, cercheremo di resistere. Allora, oggi andiamo in onda alle 14.30, come avrete notato, perché c'è stato prima di noi un qualche cosa di sportivo che aveva un contratto in diretta e purtroppo, o per fortuna, insomma, abbiamo dovuto slittare di qualche ora il programma. Ma da domenica prossima torneremo alle ore 13, quindi mi raccomando, domenica prossima saremo alle ore 13 e non alle 14.30. Mi raccomando, segnatevelo, appuntatevelo. Allora, che cosa dire? Domenica scorsa, non quella scorsa, ma quella ancora prima, avevamo avuto qui a Caffè con Vista Benedetta Giovannini di The Voice, una voce veramente da brivido che ci ha fatto, diciamo, emozionare, anche perché, insomma, questi ragazzi di The Voice che escono dai talent sono veramente molto bravi. Lei, tra l'altro, era una di quelle che è arrivata proprio verso la fine, quindi forse anche una delle più brave, come avrete anche potuto sicuramente sentire dalla sua voce. E poi abbiamo avuto qua un ragazzo che si chiama Davide Di Pietro, che è arrivato da Reggio Emilia, e anche lui è stato veramente molto bravo. Allora, che cosa succederà oggi? Dovete sapere che avremmo dovuto avere qui con noi Valerio Pinotti, che ci avrebbe dovuto raccontare, insomma, tutte le sue vicissitudini sulla sua amicizia con Lucio Dalla, visto che poche settimane fa è stato l'anniversario della sua morte. Volevamo fare una puntata così dedicata a Lucio Dalla, ma ahimè Pinotti mi ha telefonato pochi istanti fa che è a letto con l'influenza. Quindi purtroppo anche oggi abbiamo avuto questa sfortuna. Non sarà con noi Valerio qui fisicamente, ma sarà al telefono con noi tra pochi minuti. Quindi, insomma, rimanete in nostra compagnia, perché e comunque questa intervista la faremo comunque, ma non vis-à-vis, diciamo, non lo potrete vedere qui con me, ma sarà al telefono con noi. Quindi sicuramente fra poco comunque avremo la possibilità di sentire la sua voce.
Allora, noi comunque oggi qui abbiamo un ospite che è un giovane emergente con tantissima esperienza, ma prima ancora di arrivare a lui voglio ricordarvi che tra poco giocheremo anche con voi, perché il personaggio di qualche domenica fa non è ancora stato indovinato. Quindi se la regia mi può mettere in onda il viso dove dovete indovinare quali personaggi si nascondono all'interno di questo volto, ovvero capelli e occhi è un personaggio, naso e zigomi è un altro personaggio e la bocca appartiene a un altro personaggio. Sono tre donne dello spettacolo veramente famose, due le avete già indovinate, mancherebbero solo gli zigomi e il naso. Quindi per prenotarvi e giocare con noi potete già farlo in questo momento chiamando il numero 051 63 89 117. Quindi componetelo immediatamente e oggi il nostro Marco sarà pronto lì a prendere le telefonate, perché Simone oggi non c'è nemmeno lui. Allora, io direi subito che possiamo incominciare a presentarvi il personaggio di oggi. Allora, io prima di presentarvelo però vorrei mostrarvi un video di presentazione di questo ragazzo, che è veramente un grande artista e tra l'altro dopo parleremo con lui e capiremo il perché. Allora, se la regia è pronta, io direi di mandare questo video di presentazione. Ecco chi abbiamo oggi. Io mi chiamo Ruggero Ricci, sono un cantautore e ci tenevo a darvi il benvenuto nel mio canale di YouTube. Ho deciso di aprire questo canale YouTube per archiviare e condividere tutto il materiale musicale che mi riguarda. I generi che fondamentalmente mi ispirano sono il gospel in primis e poi tutto ciò che è soul, black e via discorrendo. Per quanto riguarda le mie esperienze passate, posso dire di aver preso parte a diversi concorsi, casting e concerti in giro per l'Italia. Ultimamente mi sto dedicando al teatro e al musical. E nulla, vi auguro una buona esperienza, una buona navigazione all'interno del mio canale. Per qualsiasi domanda lasciate un commento qui sotto. Mentre per contattarmi e trovare tutto il materiale che mi riguarda, cliccate qui. Allora è con noi lui, Ruggero Ricci! Ciao. Eccolo qua! Adesso arriva anche la canzone! Eccola qua, la nostra Emma, veramente una grande eroina della nostra televisione italiana, grande personaggio. Assolutamente. Ma sei anche tu un grande personaggio. Ma ti ringrazio. Perché abbiamo notato già da questo video, insomma, che tu sei un grande artista, hai già avuto moltissime esperienze, insomma, hai fatto già tantissime cose, perché tu sei molto giovane, tra l'altro. Quanti anni hai? Io sì, ho 26 anni. Sono orgogliosa appunto di affermare di essere tra quella risma di cantanti che fanno parte del panorama indipendente, quindi la libertà per un cantautore di poter scrivere ciò che appunto esce dal cuore, insomma, è una cosa che non è quantificabile economicamente, quindi insomma io sono molto molto orgoglioso di essermi fatto, insomma, con le mie mani. Ed è questa la cosa più importante, veramente. Allora, Ruggero, intanto io vorrei subito capire come è iniziata la passione per la musica e come ti sei avvicinata a questo mondo. Ma io, raccontaci un po'. Allora, io ho iniziato inizialmente come interprete, quindi io mi sono approcciata a questo mondo cantando canzoni di altri artisti che, insomma, facevano parte dei generi che, insomma, mi hanno influenzato maggiormente. Questi generi sono il soul, il gospel in primis, e poi, insomma, anche qualcosa di Britpop, insomma, tante contaminazioni insieme che hanno, insomma, mi hanno fatto delle radici molto forti. Io come timbro vocale ho, insomma, un timbro molto caldo, molto sole, quindi questo mi ha, insomma, dato già una direzione iniziale. Bene, allora sono già le tre e adesso noi giochiamo con voi al Dimmi Chi È, ma non prima di aver ascoltato, come sempre, la nostra sigla! Hey!
Allora, tre donne del mondo dello spettacolo si nascondono dietro a questo viso, sì, misterioso, dove dovete indovinare chi sono le tre donne misteriose. Allora, avete già indovinato due personaggi, perché le scorse domeniche avete detto che i capelli e gli occhi appartengono a un'attrice famosissima e a questa bocca veramente famosa. Allora, io voglio ricordarvi ovviamente che il premio del Dimmi Chi È omaggiato dalla pasticceria Robby di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, che da sempre dedica un'attenzione tutta particolare ai dolci della tradizione, facendo riferimento alle ricette tipiche del territorio, al periodo dell'anno e alle festività in corso. Oltre ai dolci tradizionali più classici come panettoni, colombe e uova di Pasqua, tutte di fattura artigianale. E poi non dimentichiamoci delle favolose colazioni che tutte le mattine, escluso il lunedì, vi attendono in questa favolosa pasticceria. Molto bene, allora abbiamo già una prima concorrente al telefono con noi. Allora, Nadia da Sassuolo, che oggi mi dicono essere il suo compleanno. Auguri! Ciao Mirko, grazie! Ma grazie a te per giocare con noi, insomma. Allora, tu sei di Sassuolo, che tempo fa Sassuolo oggi? Insomma, un po' piovigina. Piove, anche qua a Bologna. Allora, andiamo per gradi, Nadia. Proviamo di vedere se riesci a indovinare chi sono i tre personaggi. Sì. Allora, abbiamo detto capelli e occhi. Di chi sono questi capelli e occhi? L'abbiamo detto. Marina Ripa di Meana. Bravissima. Poi questa bocca, una conduttrice famosissima che adesso è anche opinionista all'Isola dei Famosi, su. Mara Venier. Bravissima. E finale, questi zigomi e questo naso, di chi è? Una conduttrice, buttati! Simona Ventura, per caso. Ah, no, purtroppo, Nadia. Però grazie per aver giocato con noi. Magari riprova, ok? Grazie a te. Ancora auguri di buon compleanno in diretta televisiva. Grazie. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Allora, mentre abbiamo i centralini intasati, questo ci fa piacere perché vuol dire che stanno chiamando molte persone. Allora, intanto io volevo chiederti, Ruggero, visto che siamo qua, abbiamo qualche secondo per aspettare la seconda telefonata, volevo chiederti, visto che comunque, insomma, ti abbiamo visto nella presentazione prima di questo video, ecco, hai veramente partecipato a molti concorsi canori, no? Esatto. E tu, tra l'altro, in televisione ci sei già stato. Sì, assolutamente sì. Allora, innanzitutto, io sono riduce da un'avventura importante che è stata quella di X Factor nel 2013, dove mi sono insomma posizionato tra i primi 30, e quindi sarei dovuto essere con Morgan come giudice, quindi insomma è stata anche quella un'esperienza, partendo da 60.000 persone in tutta Italia. Direi che arrivare a quel livello non è poco. Poi mi ha permesso di firmare il mio primo contratto discografico. Ecco. Dopodiché da lì sono partite tante altre esperienze, tra le quali insomma la pubblicazione del mio album, che subito ho portato a Londra. Caspita. In un tour. Infatti proprio sono uscito prima nel Regno Unito. Mamma mia, ragazzi. E quindi invece, e adesso sono qua. Sei qua. Quindi... Beh, adesso tra poco, tra l'altro, ascolteremo anche dei tuoi brani. Ma esatto. Mi dicono che c'è un'altra telefonata in attesa. Allora, Gianluca, sì. Da dove chiami? Ciao Gianluca. Da Genova. Da Genova, mamma mia, bellissimo. Allora, che tempo fa Genova oggi, Gianluca? Oggi è un po' bruttino, è molto nuvoloso. Anche più... Allora, un po' in tutta Italia devo dire che oggi il tempo non ci assiste. Allora Gianluca, anche per te, hai visto questa foto, ovviamente ce l'hai, quindi vediamo che cosa ci dici tu. Allora, abbiamo detto che questi capelli e questi occhi appartengono a... Io ci provo, Marina Ripa di Meana. Bravo, l'abbiamo detto adesso. Poi abbiamo detto che questa bocca appartiene a una conduttrice che in questo momento sta facendo l'opinionista all'Isola dei Famosi. Quindi è Mara Venier. Bravissimo. Ecco, questi zigomi e questo naso. Manca questo personaggio e poi avresti vinto. Vediamo se indovini. È una conduttrice. Buttati. Lily Gruber.
Lilli Gruber, ah, purtroppo no Gianluca, però grazie per aver chiamato e telefonato e giocato con noi, soprattutto, grazie veramente, ritenta magari. Va bene, a voi. A presto, ciao Gianluca, grazie. Allora, Ruggero, e poi senti un po', io ti vorrei chiedere anche a quale genere musicale ti senti più di appartenere. Ecco, questa è una bellissima domanda della quale ti ringrazio particolarmente, perché effettivamente la risposta non è proprio immediata. Io mi riconosco moltissimo nel gospel perché appunto la mia estensione vocale e il mio timbro vocale mi sono appunto molto soul e quindi mi portano a cantare generi caldi come insomma Amy Winehouse, ah, Amy, che meraviglia. Tina Turner, ecco queste sono diciamo le cantanti Anastasia, wow, le cantanti soul calde diciamo, esatto, con quella voce molto nera, tra se vogliamo, è una puntata calda quindi direi proprio di sì, esatto. Ecco, ma parliamo già di questo album, ecco, che è il tuo album che è arrivato da pochissimo, sì, tra l'altro, esatto. Il titolo è Contrasti. Bellissimo questo. È il mio primo progetto discografico indipendente e Contrasti, diciamo, è un titolo che ho scelto evocativo. Io, insomma, l'ho preciso, sono cantautore. Questo è un album costituito da 11 brani inediti che ho scritto e che, diciamo, raffigurano un contrasto non solamente di immagini, quindi di luci ed ombre, ma anche di generi musicali, a volte anche lontani fra di loro. Ecco, quindi tu hai scritto diversi brani, vedo 11 tracce addirittura, esatto, e devo dire che sono brani anche autobiografici, sì, forse, diciamo, no? Diciamo che il denominatore comune che li lega fra loro è il timbro della mia voce, insomma ho voluto mettere in risalto quella e poi il contenuto in secondo luogo perché insomma ci sono esperienze di vita, cioè proprio un disegno preciso di immagini che si susseguono come un fermo immagine e quindi ecco perché ho scelto questo titolo, lo trovo molto poetico. Ma veramente, bellissimo, poi dei titoli molto particolari, L'appeso, insomma, adesso comunque ne parliamo, perché certo, abbiamo in linea un'altra chiamata da wow. Verona, da Verona, aspetta. Maristella, buongiorno! Ciao Mirko! Ma buongiorno! Da finalmente un po' di sole in questa giornata tutta. Ma che carina, grazie, grazie a te. Guarda, ti porti sempre un po' di sole, dai. Ma sei veramente simpaticissima, Maristella. Grazie. Guarda, allora, intanto poi so che tu sei una grandissima fan dei Ricchi e Poveri. Esatto. Ecco, diciamolo pure, e tra l'altro sei venuta anche qui a Bologna quando c'era ospite Angela Brambati, la brunetta, esatto, dei Ricchi e Poveri. Esatto, lì ti ho anche conosciuto. Esatto, bene, ci faccia piacere insomma riaverti qua al telefono con noi per giocare. Grazie, dai, finalmente tra qualche la linea sono fatta. Brava, allora proviamo a giocare. Allora intanto partiamo da Capelli e Occhi, che abbiamo detto che è... Allora, praticamente i capelli sono di Marina, di Fabiniana. Bravissima. La bocca abbiamo detto... Sì, bravi, brava. Poi Marina Ripa di Meana, la bocca abbiamo detto che è una famosa opinionista che adesso è anche all'Isola di Fa. Brava. Buttati per questi zigomi e questo naso. Abbiamo detto, aspetta, che è una conduttrice famosissima italiana. Chi allora, può essere? Non mi dice niente. Ti devi buttare. Non saprei, dai. Buttati, buttati. Io sono l'arte per la televisione. Non ho capito, scusami. Ah, scusami. Ma guarda, lei mi dico, guarda, buttati veramente, perché lei mi dicono che è molto presente in televisione. Sta per scadere il tempo, però buttati, buttati. Dico Barbara D'Urso, dai. Barbara D'Urso? No! No! Vabbè, dai, ti sei buttata, hai fatto benissimo. Comunque grazie, okay, sei stata simpaticissima e grazie per aver giocato con noi. A te, dai. Ciao, grazie, ciao, ciao, buona domenica. Ciao. Bene, se riusciamo prendiamo un'altra telefonata. Intanto noi, se possiamo ascoltarci una canzone, Marco?
Allora, vorremmo ascoltare questo brano, perché veramente io l'ho ascoltato, è veramente bello, che si intitola I'm Not the Only One. Sì, questa cover di Sam Smith, che diciamo è uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, ed è in vetta a tutte le classifiche radiofoniche, tra l'altro. Caspita, allora a E quindi questo ho voluto punto. omaggiarlo cantando questa canzone dal vivo, facendo insomma un piccolo videoclip, insomma con le mie mani. E allora a questo punto l'ascoltiamo. I'm Ok. not the only one, Ruggero Ricci. Tutto Grazie. per voi. Che meraviglia! I'm not the only one! Questa cover Grazie, famosissima di Sam Smith, come hai detto, veramente complimenti per la voce calda, sei veramente molto molto bravo. E penso che tutti quelli che hanno ascoltato in questo momento da casa lo possano testimoniare. Allora, c'è una grazie. signora al telefono, ultima telefonata di oggi. Lei si chiama Sandra e chiama da Bologna. Buongiorno, Sandra! Buongiorno, ciao, buongiorno.
Benvenuta a te. Allora, grazie. Vogliamo giocare insieme, Sandra, sì, per vedere se siamo in grado di indovinare questi famosi personaggi. Speriamo, speriamo. Dai, allora partiamo subito. Allora, abbiamo detto capelli, Marina, occhi, Marina Rita di Merano. E fin qua. La bocca, La Venier. Amara Venier. Bravissima. Allora, questi zigomi e questo naso, è una grandissima conduttrice. Ma sono la Clerici? Vediamo. Ah, no, purtroppo, Sandra, grazie per aver chiamato. Riprova, niente, magari. Ciao. Grazie, ciao, a te, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica, ciao. Ciao, ciao. Allora, per oggi abbiamo finito col gioco, non l'avete indovinato, vediamo se domenica prossima riuscirete a portare a casa questo premio. Allora, Ruggero, vogliamo ascoltare adesso un altro pezzo, perché tu veramente hai questa voce favolosa. Grazie. Ed è giusto farla anche ascoltare, sì, ai nostri amici. Cioè, tra parentesi, curo molto la voce, essendo un insegnante di canto, avendo una scuola di canto. Tra l'altro tu sei stata anche, esatto, la tua insegnante è Anna Rosa Pennisi. No, sì, una delle tue ex insegnanti. Sì, esatto, poi ho studiato. Che la conosco molto bene, ti volevo dire, certo, ha portato qua anche dei suoi allievi, assolutamente. Ciao, Anna Rosa. Sì, e poi dopo ho studiato con Cheryl Porter per orientarmi nel gospel. Quella ragazza di colore, bravissima, che pure lei conosco. Beh, sì, sì, beh, oramai siamo nell'ambiente, esatto. Allora, io so che questa canzone all'interno di un battito, sì, non è presente nel CD nuovo. Come no? Ah no, c'è? Aspetta, scusami, eccola. Eccola, vedi, mi è sfuggita, per quello non l'ho, esatto, vista, era l'ultima. Appunto, possiamo trovarla in questo tuo album, che possiamo trovare su iTunes, bravo. Allora, l'ascoltiamo adesso e veramente fate attenzione al calore di questo pezzo, perché veramente merita. Grazie. All'interno di un battito, Ruggero Ricci, tutta per voi. Sono passi che non tornano, sono giorni che non passano. Come entrare dentro un brivido, collegato ad un telefono, ad un soffio dall'esplodere, e pensare che non ero io a vedere in un miracolo noi. Lacrime, echi che lanciano pugni allo stomaco, che lentamente risalgono in orbita, volano e cadono, senza decidere, senza collidere, nel soffocare parole di labbra all'interno di un battito, oh, oh, all'interno di un battito. Stanze d'albergo che ti lasciano e corrono, casi che pulsano, cuori non angolo, fatti marcire e poi l'ultimo istante di vita nel definire un amore impossibile per noi. All'interno di un battito, oh, oh, oh.
all'interno di un battito. All'interno di un battito, Ruggero Ricci, che trovate grazie. All'interno di Contrasti, il suo nuovo album che trovate su iTunes. Esatto. Mi raccomando, acquistatelo, costa solo 99 il brano singolo è 99 centesimi, quasi 10 euro l'intero album, quindi insomma per un caffè io dico che ne vale la pena di sostenere la buona musica italiana. Bravo, bravo Ruggero, questo ci sta, ci crediamo tutti, perché la musica italiana è un valore aggiunto al nostro paese che possiamo avere solo noi. Bravissima. Giustamente. Bravissima. Bene, bene, allora andiamo avanti perché adesso noi ti facciamo un bel botte risposta, lo sai? E questo non era previsto. Non era previsto, ma visto che non c'è l'ospite, l'ospite sei tu, perché oggi è tutta tua la puntata. Wow. E lo facciamo a te, quindi se la nostra regia è pronta partirei subito con la prima domanda. Allora, innanzitutto io voglio sapere il tuo hobby preferito. L'informatica. Piatto preferito. Spaghetti alla carbonara. Buoni. Sei fidanzato? Assolutamente no. Single, per scelta. Per scelta. Cantante preferito. Beh, Sam Smith, Anastasia, Tina Turner, ne ho che... Personaggio televisivo che non sopporti. Che non sopporto... Sai che quasi quasi Amadeus, direi. Ah, rimorsi ne hai? Forse di non avere, diciamo, iniziato a cantare prima. Perché è stato abbastanza... Tardi? Sì, devo dire che... Tardi relativamente, perché ho iniziato alle... Sei giovanissimo. Alle medie e le super... Quindi vabbè, insomma... Ma ci sta, dai. Una cosa che rifaresti subito. Una cosa che rifarei subito, andare a scuola di canto immediatamente, perché insomma penso che sia per un artista l'ABC per poter conoscere il proprio strumento voce. Giusto. Cosa odi di più? La falsità, l'ipocrisia, insomma tutto ciò che è finto. Io sono una persona vera e diretta. E si vede benissimo, bravo. Se dovessi scegliere un paese dove andare, quale preferiresti? Allora, beh, il Regno Unito assolutamente, ma anche la Svezia. È un bel paese, ci sono stato anch'io, molto bella. Tenore di vita. Ultima domanda, sogno nel cassetto. Beh, sogno nel cassetto, mi piacerebbe tantissimo fare un programma televisivo, ma già un po' lo sto realizzando. Lo stai facendo adesso, vedi? Esatto. Bene, bravo Ruggero, grazie, veramente bello. Bravo, 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 bravo. Ma adesso noi vogliamo... E mandare, prima di ascoltare dal vivo un tuo pezzo qui che ci farai tra pochi istanti, una buonissima pizza da andare a mangiare. Mi è venuta fame. Anche a me, sai che andiamo a mangiare insieme? Wow. Sai dove? Dove? Qua. Dove posso trovare una pizza saporita e sfiziosa? Ma certo, Idea Pizza! Da 14 anni a Pieve di Cento una garanzia. Pizze di tutti i gusti, fior di latte e bufala originale campana. Idea Pizza, come e quando vuoi tu. Buonissima, mamma che fame davvero. Dai, adesso magari una sera ci andiamo veramente. Dai. Sì, 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 sì. Allora, Ruggero, a questo punto ti vogliamo ascoltare dal vivo, eh? Allora, io so che tu hai portato il mio universo, che ovviamente troviamo sempre nel famoso Contrasti. Nella tracklist. Esatto, e a questo punto noi ce lo ascoltiamo. Ok, volentieri. Se la regia è pronta con la base, io partirei. Pronti? Uno, due, tre. Trovo in mani differenze tra il mio dire ed il tuo fare, ma tanto a te non cambia niente. Un altro taxi che non passa, osservo ogni particolare e sembrerà una coincidenza, ma tutto mi riporta a te. E se il senso di ogni cosa fossimo noi,
vortice, correnti ascensionali. Lasciarmi attraversare ogni tuo singolo pensiero, con te passi e perdo il filo, un tuffo oltre l'abbandono, e sai di acqua e sai di immenso, e un attimo diviene eterno, ma se ti lasci camminare troverai nel mio universo, ti troverai nel mio universo. E ti ho cercato di nascosto, eri lì sopra l'eco di un rimpianto. E forse l'ultima occasione per pagare fino in fondo. E se il destino di una vita siamo noi, su mille sbalzi e precipitazioni, se mi prometti che vita, puoi lasciarmi attraversare ogni tuo singolo pensiero, con te passi e perdo il filo, un tuffo oltre l'abbandono, e anche in fondo a questo inverno il freddo più non mi spaventa, guardo il cielo appeso a un filo, che ora è dentro il mio universo, che ora è dentro il mio universo. La forza di una grande squadra, la garanzia.